Buongiorno ragazzi, questa sarà la medaglia per i primi 1000 iscritti alla Gran Fondo della Delsiga. Una tanto la metto io, ok? Che è in più. Allora, questa sarà l'ultima cronoscalata detta Gavine Piazzano. Questa cronoscalata l'affronteranno quelli del lungo circa al 90° chilometro e quelli del medio al 66° chilometro. È una bella cronoscalata. Abbiamo definito con l'ufficio strade di Lucca la chiusura della strada per 2 ore e in queste 2 ore dovranno transitare tutti coloro che affronteranno il 7 maggio la Gran Fondo della Versilia. Quindi ragazzi, il 7 di maggio questa sarà una salita che affronterete, ora vi darò il dettaglio preciso della lunghezza, ma in cima, quando arriverete in cima, il buon Andreini ci preparerà delle cialde fatte apposta per noi, fatte con riso, miele e cioccolato fondente, e lì faremo il ristoro per coloro che sono iscritti, solo coloro che sono iscritti alla 25esima Gran Fondo della Versilia. Sì, perché ripeto, quest'anno controlliamo tutto, controlliamo la partenza, controlliamo anche i ristori. Entra solo chi ha il pettorale e il braccialetto, il resto sta fuori. Quindi andiamo a misurare questa cronoscalata. Non è lunghissima, un po' morde, è piacevole e chi ha gamba qui veramente tira fuori i quadricipiti e spinge. Ciao ragazzi, eccomi qua su. L'Andreini, il grande Andreini, sarà quello che qua farà il ristoro a base di riso, di fondente e ovviamente di miele, perché Andreini fa il miele, uno dei migliori mieli che esistono in questa zona. Ha la fabbrica poco più avanti, poi un giorno andremo a fare un video e a presentarlo. Sono 109 metri di dislivello e una lunghezza di circa 1,3 km, quindi è veramente una cronoscalata esplosiva. Siamo sulla via Francigena, sono passati ora due pellegrini che camminavano, la strada sarà chiusa, qui ci sarà il ristoro. Questa sarà una cronoscalata esplosiva, molto breve, ma siamo alla fine, quindi come dicevo prima, siamo chi al 90° chilometro e chi al 65° chilometro, quindi non potevamo chiedervi di più. Quindi qui coloro che hanno ancora forza nelle gambe potranno esplodere su questa magnifica cronoscalata. Poi fare un grandioso ristoro a base di miele e poi ripartire. Qui ci sarà la discesa, qui vi fermeremo, vi ossigeneremo il cervello, discesa. Rientreremo nella Freddana che abbiamo lasciato la mattina girando al contrario, poi riandremo a fare il pitero, scendiamo per Stiava per poi arrivare alla cittadella del Carnevale. Qui siamo quasi alla fine. Quindi ragazzi, 7 di maggio, non avete scusa, qui dovete venire e con noi dovete venire. Perché quello che faccio io nei miei eventi e chi ha fatto i miei eventi lo sa, è studiare dei percorsi che comunque siano cicloturistici, quindi aperti a tutti, fattibili, ma aperti a tutti. E con noi potete farli, perché vi accompagniamo, vi pulliamo, vi diamo da bere, da mangiare, vi portiamo alla fine del percorso in modo eccezionale. Quindi non vedete questo evento solo per la parte delle cronoscalate. Le cronoscalate fanno parte di un sistema che va a premiare coloro che erano abituati a fare le Gran Fondo vecchio stile, ma per coloro che vogliono vedere il nostro territorio, quindi tra il mare, le montagne, le colline lucchesi, con questa Gran Fondo potranno vedere. Work in progress, come dico io, ogni giorno è un giorno nuovo, ogni giorno se troviamo un ostacolo risolviamo l'ostacolo. Questo è stato una delle modifiche dell'ultimo minuto, perché Balbano è chiuso, abbiamo modificato l'itinerario, ma vi devo dire abbiamo sì accorciato il
il percorso di circa 3-4 km, 5 km, ma siamo in una zona che c'è sicuramente meno traffico e a livello visivo è molto molto più bella. Quindi 7 di maggio, segnate sul calendario, 7 di maggio qua vi voglio. Voglio vedere sui pedali a marciare. Saremo tutti qua, saremo con voi, saremo tanti. Ciao!